Caro Umberto, il tema della tecnica, oltre ad essere uno dei grandi temi della tua ricerca, è un tema che va a toccare nervi scoperti dell'odierna società, perché la nostra è effettivamente la società completamente tecnicizzata, come diceva anche Heidegger nei Beiträge, la società dell'uomo ridotto ad animale tecnicizzato. Se tu dovessi dire in maniera semplice, compendiata, qual è il problema fondamentale della tecnica, dove lo individueresti? Ma lo individuerei, il centro della tecnica consiste nel fatto che è la forma più alta di razionalità oggi in circolazione. Una razionalità molto semplice, messa bene in evidenza dalla scuola di Francoforte, che consiste in questo: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Ne consegue che tutto quello che è sovrabbondanza, linguaggio non analitico, vita emotiva, mondi personali, vissuti psicologici, sono tutti considerati tutte le forme di intralcio rispetto ai valori della tecnica che sono efficienza e funzionalità. Basta. Questo è lo scenario. Ora, questo scenario determina una sorta di deresponsabilizzazione radicale dell'uomo, dovuto al fatto che per raggiungere gli obiettivi, io ho una responsabilità solamente rispetto al mio mansionario. Devo compiere azioni già descritte e prescritte dall'apparato. Rispondo ai miei superiori e non rispetto al mio interlocutore che ho davanti allo sportello, per esempio. Qui Gunther Anders ha detto delle cose essenziali in questo scenario. Gunther Anders è un filosofo che dovrebbe essere un po' più diffuso in Italia. Il quale aveva detto che la tecnica non è altro che l'espressione ormai divenuta mondiale di quello che era accaduto in epoca nazista, dove non era interessante il contenuto delle proprie azioni, ma l'efficienza e la produttività nell'eseguirle, per cui nessuno era responsabile, neanche il direttore del campo di concentramento, se eseguiva bene il mandato a cui era. Di cui era stato incaricato, perché i valori della tecnica sono sostanzialmente questi. E allora che cosa succede se io non sono più responsabile delle mie azioni? Abbiamo così un bel parlare di etiche o di bioetiche, tenendo conto poi che l'etica nei confronti della tecnica diventa patetica, perché come faccio io a proibire a chi può di non fare ciò che può? Non si è mai visto nella storia. Infatti anche l'argomento che Gunther Anders impiega nell'uomo antiquato a un certo punto è che quando c'è una possibilità tecnica si può stare tranquilli che verrà realizzata e compiuta. Lui faceva l'esempio della bomba atomica, che è un po' il grande protagonista in negativo del Sì. libro L'uomo antiquato. E mi pare che colga questi due aspetti che tu hai enunciato, li colga effettivamente molto bene Anders. Infatti. Primo, dicendo che ci siamo detronizzati e ci siamo lasciati spodestare dalla tecnica che diventa il vero soggetto. E secondo, che la tecnica comporta quasi una ineluttabilità della sua attuazione, tale per cui se c'è una possibilità tecnica, essa poi si compie, come nel caso della bomba È ovvio. atomica. Si compie perché sono i mezzi ormai a creare le finalità, perché le finalità non sono altro che le possibilità rese disponibili dai mezzi tecnici, per cui il mezzo non è tanto innocente. Il fine giustifica i mezzi, no, sono i mezzi che creano i fini. Siamo un passo ancora più radicale di quanto non avesse previsto Machiavelli. Certo. Perché il mezzo genera da sé il proprio fine, se una cosa si può fare, prima o poi si fa. Diventa certo. Dopodiché abbiamo sì, i comitati etici che pongono i loro paletti su, per esempio, la fecondazione eterologa, eccetera, la coltivazione transgenica, ma se si può fare, alla fine si fa. Certo. Queste lamentazioni astratte ricordano molto forse la figura hegeliana dell'anima bella, Sì, che bravo. senza considerazione alcuna per la concretezza storica e per la situazione si avventurano in lamentazioni astratte di chi non ha intanto la Certo. capacità di fare presa sulla concretezza e poi anche la capacità di intervenire operativamente per fare qualcosa. Restano proclami astratti senza efficacia. Questo è un bello riferimento a Hegel, e c'è da dire anche che la tecnica ha l'enorme vantaggio, innanzitutto di solito si dice, ma la tecnica ha bisogno degli investimenti economici per fare le sue scoperte. Ah sì, certamente ha bisogno di investimenti economici,
ma là dove si investe là dove si prevede che la tecnica poi produca una quantità di vantaggi economici ben superiore a quelli che si impiegano per reperire queste novità, ma soprattutto quindi è la tecnica a determinare anche l'economia oggi. Ma soprattutto, a proposito di anima bella, c'è un gruppo di persone che sono gli scienziati, i quali pensano di essere delle anime belle per il semplice fatto che fanno quello che loro dicono, la ricerca pura. Ora, la ricerca non è mai pura, è già tecnica. Io penso che la tecnica non deve essere considerata una conseguenza della scienza, ma è ciò che promuove la qualità dello sguardo scientifico. Se io vado in un bosco, e se un falegname va in un bosco e insieme ci va un poeta, non è che vedono la stessa cosa. Il poeta vede delle cose liriche, e il falegname vede tavole e sedie. Quindi lo sguardo della scienza non è contemplativo, è già manipolativo. Certo, forse si potrebbe parlare di tecnoscienza a questo proposito, Assolutamente sì. unendo Infatti, questa le due. parola era stata introdotta dal mio amico Franco Volpi, che poi se n'è andato. Prematuramente, certo. Preso dentro da un camion mentre faceva un weekend in bicicletta. La tecnica, anche in questo caso è No, veramente figurati. Dopodiché ci travolgente. sono anche le esagerazioni, come quelle di Heidegger, che adesso nei suoi quaderni segreti è stato fuori che addirittura la tecnica è un prodotto ebraico, e gli ebrei finiscono per essere annientati dalla loro stessa ideazione. Ma mi pare che questo fa parte dei momenti allucinogeni di Certo, le Heidegger. follie del momento storico. Esattamente, follia del momento storico, ma anche follia di tutti coloro che si espongono nello scenario esoterico. Ad esempio, in ambito psicoanalitico, io appartengo alla società junghiana, non posso negare che Jung, non appena diventa esoterico, incomincia a delirare in forme Certo. assolutamente incontrollate. Sul tema della tecnica sono molto d'accordo con quanto dicevi, cioè sul fatto che lo sguardo scientifico non è affatto neutro, ma è già gravido di visione tecnica. E infatti, non bisogna dimenticare che lo sguardo dello scienziato è sempre lo sguardo che vede già l'essente come ridotto a quantità calcolabile disponibile all'uso. E quindi già in questa visione dell'essente vi è effettivamente il più tipico segno della tecnica, che è quello di ridurre l'essente a bestanda, a fondo disponibile per la manipolazione, per la volontà di potenza. E quindi in fondo la modernità nasce effettivamente fin dal suo momento genetico come vocazionalmente tesa alla tecnica. Sì, nel senso che Heidegger qui opportunamente distingue la tecnica antica, che è un'azione che avviene sul momento, tipo, non so, la forza del mulino generata dall'acqua, e la tecnica moderna invece che accumulo di energia, non è l'energia attuale, ma l'energia accumulata. E questo accumulo di energia, che cosa succede? Che garantisce la potenza di coloro che riescono ad accumulare energia. E finora ad accumulare energia sono stati i popoli occidentali per il momento, i quali sono riusciti a mettere sotto fino adesso tutto il mondo, grazie appunto a questo bestando, a questo accumulo di potere energetico e tecnologico. Dopodiché al popolo occidentale varrebbe la pena di attribuire quello che o rimproverare, o comunque rendere consapevole di quello che, per esempio, Karl Jaspers segnalava al popolo tedesco, diceva Karl Jaspers al popolo tedesco nel 1946 in una lezione che ha tenuto ad Heidelberg agli studenti, che noi abbiamo delle colpe morali perché, insomma, più o meno sapevamo quel che stava succedendo e non abbiamo detto niente. Abbiamo delle colpe giuridiche, ma se ne occuperanno i tribunali. Abbiamo delle colpe politiche perché Hitler l'abbiamo eletto noi, ma abbiamo soprattutto una colpa metafisica. E la domanda è: in cosa consiste questa colpa metafisica? La risposta è stata secca, che noi tedeschi siamo ancora vivi. Che diritto abbiamo all'esistenza dopo quello che abbiamo fatto? Perché noi siamo vivi e quegli altri sono morti? Cosa che ormai è una frase, è qualcosa che deve essere interiorizzato anche dall'Occidente. Come mai abbiamo un tenore di vita per mantenere il quale? Lo dice il programma delle Nazioni Unite, abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della terra. E
e siamo solamente 1 miliardo noi occidentali. E gli altri 6 miliardi cosa fanno? Si accontentano del 20? Fino adesso è stato possibile perché siamo vissuti su basi colonialistiche in un mondo sostanzialmente tribale. Ma dopo, finito il colonialismo territoriale, abbiamo intrapreso con il colonialismo economico, condizionando le culture e via di seguito. Beh, noi siamo fondamentalmente, metafisicamente colpevoli noi occidentali. Certo. E su questo punto dovremmo fare una riflessione. Però queste riflessioni possono provenire, io credo, solo dallo sguardo filosofico, perché lo sguardo scientifico resta interno al gestalt Assolutamente. tecnico. Come dice Heidegger nella questione della tecnica, la tecnica resta l'inaggirabile per lo sguardo, perché Infatti. non può mai cogliere la propria essenza e quindi nemmeno la propria problematicità. Se volessimo dire le cose un po' in maniera semplicistica, forse potremmo dire che una cosa di per sé evidente allo sguardo, non dico del filosofo, ma anche del bambino ingenuo, e cioè il fatto che su un ecosistema finito non può esistere il programma della illimitata volontà di potenza tecnica, pena la Certo, distruzione stessa del certo, sistema, oltre che della vita certo. umana, invece alla folle fede dell'economista o dell'uomo di scienza tecnico sembra fatalmente sfuggire proprio perché essi restano invischiati nella visione tecnico-scientifica che pensa alla crescita fine a se stessa, ciò che Heidegger chiama la volontà del volere, riprendendo Nietzsche. Questo effettivamente rende più che mai necessario oggi un supplemento di riflessione critica filosofica Eh sì, che analizzi questo. infatti Jaspers, che io ho studiato molto, il suo obiettivo era proprio la scienza. Lui era uno scienziato perché veniva dalla psichiatria, era proprio la scienza in quanto la scienza oggettiva, e nel caso poi della psichiatria oggettiva anche l'uomo, e quindi privandolo della sua soggettività. Ma a parte questo, c'è da considerare una cosa, che la scienza ormai si è rivestita della sacralità che ha perduto la religione. Cioè la religione ormai sconfina nelle forme del sentimento, dell'esortazione, della solidarietà, dell'amore, cioè in tutto questo scenario flebile. E la scienza invece è stata sacralizzata, la tecnoscienza è stata sacralizzata. Nonostante nell'ambito sia economico sia tecnico-scientifico abbiamo pareri completamente diversi, abbiamo degli scienziati che dicono che così non si può più andare avanti con l'ecosistema, altri che dicono ma che cosa stiamo dicendo? Economisti non ne parliamo, di fronte a questa crisi hanno detto tutto il contrario di tutto, e però nonostante i dissidi la gente si proietta nel scenario tecnico-scientifico in quello economico come nel luogo della verità, come nel luogo della competenza. Ma questa fiducia che l'umanità conferisce a questi mondi è dovuta anche al fatto del grande degrado della cultura, nel senso che se io non so niente, mi fido di qualcuno. Certo, infatti Jaspers, uno che tu citavi, che è uno degli autori che hai ampiamente studiato, usa una formula a mio modo di vedere molto efficace quando parla di superstizione Brava. scientifica, cioè mostra molto bene come la scienza, soprattutto nelle sue forme contemporanee, potremmo dire, ma forse fin dal suo sguardo originario, abbia una sua vocazione Sì, superstiziosa, benissimo. non inferiore a quella della religione, anzi, oggi più che mai dominante per il fatto che la religione tende a diventare pappa del cuore, potremmo dire con Esattamente Hegel così. ancora, di edificazione morale, laddove invece la scienza esercita veramente la sua funzione di fede rassicurante, ciò Certo. che emerge molto bene anche dal ruolo che viene affidato oggi agli scienziati, agli economisti che figurano veramente come Nuovi sacerdoti, sacerdoti, sì, esatto, anche nuovi nei talk show sacerdoti. televisivi sono invitati con funzioni sapienziali tali per cui possono discettare su tutto, sempre avendo dalla loro la verità, in una riduzione integrale ovviamente della verità, a certezza rappresentativa che Brava, pensa la brava. realtà come disponibile per l'uso. E quindi quella formula superstizione scientifica mi sembra particolarmente interessante. E qui forse si potrebbe anche citare una osservazione che spesso sfugge, ma che Gentile notò molto, in maniera molto intelligente, secondo me, quando disse che in fondo lo sguardo del teologo e quello dello scienziato hanno un aspetto che li accomuna, e cioè il fatto che pensano l'oggetto come indipendente dal soggetto e Bravo. superiore a lui, tale da essere venerato scientificamente, potremmo dire, unendo le due dimensioni. Non so se tu sei Sono d'accordo. d'accordo.
L'espressione di Asperger era wissenschaftliche Aberglaube, professione scientifica, e circa il fatto che l'oggetto poi ha acquisito anche una sorta di superiorità e quindi di venerabilità rispetto al soggetto, dice bene Gunther Anders, in un suo passo, l'uomo antiquato, che ormai un oggetto tecnico qualsiasi raccoglie un potenziale di intelligenza umana decisamente superiore all'intelligenza del singolo individuo che usa quell'oggetto, a partire per esempio da questo computer, da questo telefonino. Ecco, allora che cosa succede? Che noi ci muoviamo utilizzando cose di cui siamo del tutto inesperti, non abbiamo il sapere di queste cose. E questa è forse la grande differenza tra l'epoca moderna e le epoche antiche, perché un contadino sapeva cos'era una zappa, che cos'era un piccone, che cos'era un badile, ma noi con i mezzi che utilizziamo non abbiamo nessun potere. Non abbiamo nessun potere. E allora corriamo a prendere sempre le novità di questi oggetti che scandiscono il mondo generazionale, non più sui 30 anni dell'età biologica degli uomini, ma sui 3 mesi della novità tecnologica. E al tempo stesso non abbiamo potere su di loro. Certo. E ciò che anche Ecco. Weber diceva molto bene quando diceva che ne sapeva molto di più l'antico selvaggio sulle frecce che utilizzava per cacciare rispetto a noi quando ogni mattina prendiamo il tram, non Certamente. sappiamo nulla di come funziona. E Anders, nell'uomo antiquato, usa un'espressione efficace per dire questo aspetto, quando parla di dislivello prometeico, quando dice che ormai si è a tal punto radicalizzato il divario fra ciò che è umano e ciò che invece sono i prodotti della mano umana, le merci, le oggettivazioni tecniche, che si crea un vero e proprio dislivello prometeico che fa apparire appunto antiquato Sì. l'uomo rispetto ai prodotti della sua mano. E ciò rende anche difficile poi non soltanto comprendere fino in fondo le singole oggettivazioni tecniche, ma anche È padroneggiarle e quello il dominarle. problema. È quello il vero problema del nostro tempo. Infatti conclude che il problema non è quello che possiamo fare noi con la tecnica, dice Gunther Anders, ma è considerare che cosa la tecnica può fare di noi. E io, per esempio, tra le cose più trementi che constato è che la tecnica sviluppa due cosette a questo proposito, tanto per far capire. Ho sentito il primario di un ospedale di oculistica, quando mi dice che i giovani oggi non riescono più a percepire la profondità a distanza, perché si allenano fin da piccoli con il loro telefonino. Una settimana dopo sono andato in un liceo artistico e il preside mi dice che i giovani di oggi non riescono più a percepire la prospettiva. Oh, allora cosa succede? Queste macchine ci depotenziano anche facoltà naturali che possediamo? Primo. Secondo, quelle macchine qui, computer, cito loro come rappresentante della tecnologia informatica, sviluppano un'intelligenza convergente, che non è una bella cosa, è l'intelligenza che cerca la soluzione dei problemi a partire da come il problema è stato impostato, che nel caso del computer è il programma. Quindi la soluzione deve essere trovata all'interno del programma. Mentre l'umanità è sempre andata avanti con intelligenze divergenti che cercava la soluzione non all'interno di come il problema era stato impostato, ma capovolgendo i termini del problema. Tipo, non so, Copernico dice: proviamo a ipotizzare che non sia la Terra, che non sia il Sole a girare intorno alla Terra, ma sia la Terra a girare intorno al Sole. Ecco, questa è intelligenza divergente. Ribaltare il problema per trovare una soluzione, non trovare la soluzione solo all'interno del problema. Perché Certo. dopo chi imposta i problemi, ecco il fascismo culturale, chi imposta i problemi c'è in mano alle macchine. È il problema anche di Orwell della neolingua, cioè se tu imposti già il programma, la lingua entro cui orientarti col pensiero, il nemico ha già vinto Già perché ti vinto. fornisce le carte Che era la sulle macchina di come. Socrate, se tu ci fai caso, quando uno diceva una cosa, Socrate gli riformulava la È domanda certo. in base alla risposta È con cui certo. dopo lo metteva a capo. È chiaro.